Sono un figlio di papà. Ciao a tutti ragazzi, sono Steven Baslari e oggi voglio affrontare con voi questo pregiudizio che spesso viene additato a tutte le persone che nascono in famiglie benestanti. Partiamo dal presupposto che nascere in una famiglia agiata non è una scelta, ma sono cose che nella vita capitano. I vantaggi sicuramente sono sotto gli occhi di tutti, ossia poter scegliere la scuola da compiere, scegliere il proprio lavoro ideale, poter viaggiare in posti bellissimi, avere le spalle coperte se un investimento andasse male. Sicuramente questi sono tutti punti a favore nel nascere in una famiglia agiata. Dietro tutto ciò, ragazzi, si celano anche degli svantaggi. Quello più pericoloso sicuramente è quello di finire nel mondo dei vizi. Io, ragazzi, sono nato in una famiglia fortunata. Mio padre però veniva dalla povertà, era settimo di 9 fratelli e spesso non c'era nemmeno il pane da mangiare sul tavolo. Oggi mio padre non c'è più e io ho ereditato il suo impero. Tantissime aziende sia in Italia che all'estero. Così come tanti figli di papà avrei potuto sedermi sugli allori o peggio sperperare l'intero patrimonio di famiglia. E invece con passione e dedizione verso la mia attività, ma soprattutto l'amore che ho e avevo nei confronti di mio padre, sono riuscito a moltiplicare tutte le mie entrate sia in Italia che nel mio business online. Ho 2 consigli da darvi, ragazzi. Il primo è sull'invidia. Non siate mai invidiosi di nessuno, anzi prendete spunto dalle persone che hanno qualcosa in più di voi, sia a livello materiale che a livello mentale, per aumentare le vostre visioni. Il secondo consiglio che posso darvi, ragazzi, siate umili. Il valore che mio padre mi ha insegnato fin da piccolo, nel saper stare in mezzo alla gente, da quello che ha più di noi a quello che meno di noi. Siamo tutti uguali e bisogna rispettare tutti. Guardate, ragazzi, questo tatuaggio me lo sono fatto a soli 18 anni. Questa rappresenta una chiave con la parola umiltà. Quindi, ragazzi, l'umiltà è la chiave del successo. Bella.